macabro che non hai speranze contro di me, vero? Siamo nelle sue mani! Forza, macabro! Puoi farcela! Non posso guardare! Morra cinese! E le forbici pazze trionfano ancora! Sento il velo della vergogna cadere lento su di me e mi calza a pennello. Fantastico! Non solo abbiamo perso, ma ci tocca anche un macabro super depresso. Oh no! Questi sono i classici sintomi del senso di colpa acuto! Potremmo rischiare fino a 3 giorni interi di sospiri! Dobbiamo tirarlo su di morale, presto! Non preoccuparti, ci rifaremo la prossima volta! Anche i migliori possono sbagliare. Non è colpa tua se sei una schiappa colossale. Non sono molto brava a consolare le persone. Non ho mai avuto alcuna speranza. Sfortuna, mia inseparabile compagna, hai vinto di nuovo. Autocommiserazione acuta. Sta peggiorando. Rischiamo intere settimane di... No! Certo, anche di quello. L'unica cosa che possiamo fare è distrarlo e non lasciare che pensi alla sua sfortuna. Sono sicuro che sarai più fortunato nel prossimo gioco. È inutile, lo abbiamo perso. Almeno sta soffrendo in silenzio. Non capisco di che cosa ti preoccupassi. E va bene, non aprirò mai più bocca in vita mia. La domanda è: si stancherà prima lui di suonare o noi di sentire? Ma rendiamoci conto di essere di fronte a una crisi di sconforto senza precedenti. Impossibile prevedere quanto durerà. Questa è un'autentica ingiustizia. Devo assolutamente fare in modo che... Abbiamo già abbastanza problemi. Se c'è una cosa che non ci serve adesso, è una delle tue invenzioni. No! Cosa fai ancora lì impalato? Inventa qualcosa presto! Qualsiasi cosa! Amanda, io non posso stare senza di te. È davvero incredibile. La dea bendata ha un nuovo pupillo. Quindi hai trasformato Macabro in una calamita per attirare la fortuna? I tempi di Macabro lo sfortunato saranno presto un lontano ricordo. Non avrei tutte queste aspettative. No, amici, non temete. Non mi aspetto ormai più nulla dalla vita. E fai bene. Cosa pensi possa succedere con la tua invenzione? Congratulazioni! Sei il 1322esimo cliente che passa distrattamente davanti alla vetrina del mio negozio. Ad esempio questo. Hai vinto un abbonamento alla rivista settimanale di poesia Che Strazio. E anche un bellissimo puzzle sull'impero azteco. Però questa sì che si chiama vera fortuna. Io amo questa rivista e ho sempre sognato un puzzle sull'impero azteco. Ma dovrò rimandare il mio divertimento preferito, la ricostruzione di antiche rovine. Domani ho l'interrogazione di storia. Che terribile sfortuna. Wow, un autentico puzzle azteco. Tu devi essere un vero amante della storia. Sei esentato dall'interrogazione di domani e ti darò 10 già da ora. Preparatevi a spalancare le mascelle fino a terra. La fortuna è appena cominciata. E così non ne hai avuto abbastanza. Vuoi la rivincitina? Solo io e te. Sfida accettata. Molto bene. Veramente, stavo per dire che sarei a posto così per oggi. Non vorrei perdere 2 volte in un giorno. La vita è già abbastanza dura così. 3-0. Che cosa ti ha preso? Mano traditrice. Ma a quanto pare
Abbiamo un nuovo campione! Io ho una strana sensazione. È come un desiderio di distendere i muscoli delle labbra. Oh, il tuo primo sorriso! Già, e ora sappiamo perché i poeti non sorridono mai. Non riesco ancora a credere che tu abbia vinto questo televisore come premio per il sorriso più strano dell'anno. Proprio così. E ora vi prego di scusarmi. Vado a scrivere una poesia. Posso quasi sentirla. La dea bendata è con me. Allora cosa ne pensate del nuovo macabro? Non male, eh? Finalmente! L'ottimismo regna in questa casa. Da questo momento sembra che nulla di brutto possa accadere. Beh, dopo tutto, lei è già morta. Tutta colpa di quella stupida buccia di banana. Mi chiedo cosa ci facesse sulle scale. Già, e a dire il vero, non è la sola cosa strana che mi è successa. Peccato, sarebbe stato davvero esilarante da vedere. Tutta questa sfortuna non è per niente normale. Proprio come sospettavo, i tuoi livelli di sfortuna sono al massimo. Cripta è diventata macabro adesso, ma è terribile. Beh, poteva andarmi peggio, potevo diventare te. Ascoltate, la situazione è molto grave, purtroppo. Macabro attira tutta la buona sorte su di sé. È diventato una specie di buco nero della fortuna, capite? E se lui ha tutta la fortuna, il resto del mondo non può che essere sfortunato. Ma tutto questo non ha senso. Se fosse veramente così, allora anche noi dovremmo essere... Benvenuta nel club. C'è un solo modo per evitare che la sfortuna si impossessi del mondo. Dobbiamo convincere Macabro a rinunciare alla sua fortuna. Ti prego, devi togliermi la fortuna al più presto. Beh, è stato più facile del previsto. La mia ispirazione è sparita. Con tutta questa fortuna riesco a scrivere solo allegre poesiucole da quattro soldi. Oh, Musa, come mi manchi! Tipico caso di ricaduta depressiva. Albin, tu devi farmi tornare subito come prima. Tutta questa fortuna non è niente senza la mia arte, incompresa. Non temere, il mio telecomando ha un pratico pulsante a nulla. È sufficiente premerlo e poi... Batterie scariche, che strano, erano nuove. Oh no, la sfortuna ha preso anche te. Siamo spacciati. Tranquilla, ho qui con me due batterie di scorta. Ma che sfortuna. Oh, e adesso? Albin, qualsiasi cosa tu abbia in mente, sarà meglio farla in fretta. La situazione sta cominciando a degenerare. Ehi, questa è la mia camicia preferita. Ed è tutta colpa mia. Il senso di colpa mi logora. Ok, è tutto pronto. Se non possiamo annullare la tua fortuna, proveremo a bilanciarla con una buona dose di sfortuna. Per prima cosa, passerai sotto una scala viola, rompendo uno specchio e versando del sale, mentre 17 gatti neri ti attraversano la strada. Fate pure con calma, tanto qui io me la sto spassando. Oh, e va bene, sfortuna, conto su di te, arrivo! Questo è lo spirito. E adesso io mi sposto da qui, che di Yella ne ho già avuta abbastanza in questa... Ti prego, dimmi che ha funzionato! Liberi! Ha funzionato! Scusami, stavo collaudando la mia nuova macchina del rivoluzionario gelato Gusto Più. E tu sei il primo ad aver assaggiato il mio nuovo gelato. Congratulazioni! Hai vinto una fornitura di gelato a vita! E la cosa peggiore è che avevo proprio voglia di un gelato. Ed è buonissimo! Quindi questo è il luogo in cui passeremo il resto dei nostri giorni! È l'unico posto in cui la sfortuna non può raggiungerci. Ne sei veramente sicuro? Non temete, penserò io ad allietarvi. Musica e giochi da tavolo! Sarà triste, ma credo non più del solito. Spiegami cosa giochiamo a fare, tanto con la tua fortuna vinci sempre! Vince sempre lui! Ma è ovvio, certo! Ragazzi, chi vuole provare un nuovo gioco? Una gara per vedere chi è più sfortunato? Sei sicuro di
sentirti bene. Le regole sono molto molto semplici. Si deve solo camminare da qui a lì. E chi subisce più sfortune vince. Io sfido Macabro. Stavo giusto per chiederti, sei sicuro che sia una buona idea? Ma è ovviamente chiaro che non lo sia. Ma dai, le mie idee funzionano sempre, lo sai. A parte tutte quelle che hai avuto oggi, a quanto pare. Alvin è stato massacrato e, come prevedevo, Macabro non ha nemmeno un graffio. Chi lo avrebbe detto? Aspetta e vedrai! Ha vinto! E all'ultimo secondo! Questa sì che è fortuna! Oppure sfortuna? Proprio come pensavo! Con la sua fortuna non poteva che vincere! Ma l'unico modo per vincere era un super colpo di sfortuna! E quindi la fortuna ha dovuto abbandonarlo! Stai dicendo che è tutto tornato come prima? C'è un solo modo per scoprirlo! Morra cinese! E vai! Ha funzionato! Fantastico! Ora qualcuno potrebbe aiutarmi? C'è stato un errore e devo restituirli. Proprio così? E non ti dispiace? Oh, ma certo che mi dispiace! È tutta la sera che restituisco premi! Il che mi ha dato l'ispirazione per un sonetto triste intitolato Perdite. Beh, contento tu. E adesso andrà a prendere il violino, vero? Un piccolo lutto musicale è inevitabile. Ma ora sappiamo che le cose potrebbero andare peggio. Molto peggio! Giusto, Cripta? Cripta! Mm-hmm.